Ciao ragazzi e bentornati finalmente con l'inizio di Resident Evil 1. E sono molto molto entusiasta di iniziarlo per il semplice motivo che io questo qua l'ho giochicchiato con un mio amico. Ma devo dire che delle storie ad esempio non ho visto praticamente niente. Per cui sono molto molto curioso di vedere com'è. Molto 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 di vedere come si sviluppa la storia. Perché giustamente questo qua è l'inizio di un iconico franchising. Quindi sicuramente deve essere, non dico il più bello, ma sicuramente uno dei più belli, no, perché altrimenti non avrebbe avuto questo successo, questo è poco ma sicuro. Premi un tasto. Dopodiché sapete già che ci sarà Resident Evil 2, il remake, e quello, ragazzi, è un signor gioco. Anche questo Resident è, anche lo Evil. 0, ma il 2 che ho già provato la demo, mamma mia cosa ho visto. Va bene, ok. Widescreen, ovvero 16 noni, moderno, sì, perfetto. Allora, quesito. Allora, gente, qual è il tuo stile? Mi piacciono le sfide per i veterani del Survivor Horror? No, sbagliato. Sono solo un po' arrugginito perché voglio impegnarsi, ma non troppo. Voglio andarci piano per un'avventura senza molte difficoltà. Facciamo questa, perché sinceramente i Resident Evil sono già difficili per conto loro. Non ho voglia di incazzarmi come una iena, perché non sono contento. Non sono contento io e non siete contenti nemmeno voi, presumo. Selezione personaggio. Ah, qua ci hanno messo l'aspetto di Resident Evil 5. Anche qua, infatti, Resident Evil 5 è proprio lui. No, dai, facciamo Jill. E da quello che so io, anche se le trame dei giochi delle due campagne sono bene o male molto molto simili, ci sono vari aspetti in cui differiscono, tipo percorsi e cose varie, Alpha per team cui is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon vale City. la pena di fare We're now entrambi. searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their Chris, mission. haven't found it yet? Però iniziamo con No, Jill, not che yet. da quello che so è un po' più facile di quella di Chris, per cui vediamo un attimo Bizarre come va. murder cases have recently occurred in Raccoon City. Bizarre murders in our There are city. Chris outlandish Kringle reports of Haskell. families being attacked by Words a are group just of coming about in. 10 people. Friends camping their homes have Victims been. were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. Povero Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Ah, un incubo, eh. Non sarebbe male giocare a Resident Evil con quella visuale lì, in sparatutto prima persona. In particolare questo capitolo con gli zombie veri. Ma purtroppo ci dovremmo accontentare del 7. Questo qua fa una brutta fine, secondo me. Povero disgraziato. Sbranato da un cane zombie. No, un bel po' di cane zombie in realtà. Mamma mia che fine di merda. E qua comincia l'horror, eh. Che effettivamente Resident Evil Zero vi assicuro che non è così violento e cruento. Lo avete già visto fra l'altro nel mio canale. Qua siamo su un altro livello, eh. E questo in teoria dovrebbe essere Wesker, quel figone di Wesker. Damn it! Make for that man,
Dirigiamoci alla villa, come se fosse un punto sicuro. Benvenuto al survival There are only three horror. STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find. What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Sto notando che rispetto a Resident Evil Zero c'è una differenza enorme tra il personaggio e i fondali, diciamo. Cioè, stacca tantissimo, mi pare. Vabbè. Fa uno strano effetto. A dining room. Ah, una sala da pranzo. Sospetta. No, non è vero. Mamma mia, che menu particolare rispetto a quello di Resident Evil Zero. Vabbè, ok. Qua c'è la nostra macchina da scrivere, cara. Per I think you'd better take a look at this. What is it? salvare, chiaramente. Blood. Ma cosa vuoi che sia? Sono sangue, vuoi vino? Cioè, non lo Jill, so. see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just Giustamente. hope it's not Chris's. Ecco, Barry sapete già, o forse non lo sapete, ma ve lo dico io, che lo ritroveremo come co-protagonista di Resident Evil Revelations 2. Ecco, la feature, cioè l'opzione di correre, mi sembra che non ci fosse su Resident Evil Zero, se non ricordo male. Vabbè, comunque andiamo avanti. E già con questi cazzo di tuoni mi sto cagando sotto. Barry. Barry di poche parole. Cazzo, ti sparerei in testa, maledetto Barry. Vabbè. Scusate, ecco. Se già nello zero che lo conoscevo mi sono cagato addosso svariate volte e ripetutamente, questo che non lo conosco non voglio neanche pensare onestamente cosa combinerò. Abbiate pazienza di me. Abbiate pietà, comunque vabbè. Ecco. E questo. Oh cazzo. Mamma mia, che brutto. È il primo incontro con uno zombie. Sì, beh. Oh là là, bastardo, quanto veloce sei? Dai, dai, che cazzo. Ma dai, ti ho sparato in testa. Ancora? Ma no. Non è così che si inizia, cazzo. Quanti colpi ci vogliono? Ero abituato allo zero io. Che cazzo? Cioè, sono già morto, ragazzi. Sono già morto e devo iniziare il gioco ancora. Non ricordo bene quale sia il comando per il menu. Ah, stato credo sia. Sì, beh, stato, non è che detto qual è il comando, che pirla. N. Eh già. Attenzione. Ma porca vacca, ho appena iniziato il gioco. Appena iniziato il gioco sto già morendo. E l'ho messo anche a difficoltà facile nella campagna facile.
Che scandalo, cazzo. Scandaloso. Che scandalo. Che posto del cazzo. Ho capito che devo andare da Wesker io, eh. Però voglio vedere un attimo se possiamo andare da qualche parte nel frattempo. Ok, ho capito, torniamo da Wesker. Però cazzo, ragazzi, ma vaffanculo. Volevo fare headshot, questo è stato il risultato di merda. E diciamoci la verità, è andato proprio da culo. Un inizio peggio di così penso che non fosse possibile neanche impegnarsi. Però ci sono riuscito. Bravo me. Barry. Bravo me. What is it? Look out, it's a monster! The fuck? Un altro. Let me take care of it! Oh, da notare che prende anche la mira. A 30 centimetri di distanza si mette anche a mirare. Complimenti. I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Quanti colpi mi sono rimasti della pistola? 8. Sti cazzi. Ecco, io di questo qua veramente non mi ricordo. No, ancora. Sei ancora vivo? Pezzo di stronzo. No, ma è sparito, eh. Porcaccia vacca. È proprio un incubo. Non erano così corriacei sullo zero. Sullo zero tre colpi cadevano, basta, morti. Morti e non morti. Morti e rimorti, vabbè. Qua invece... Oh, è già la seconda volta che si rialza dopo 7 colpi o 8 colpi. Wesker! Vabbè. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Ecco, vedete che differenza che c'è tra il fondale e i personaggi. Prima è meglio di esplorare, finire di esplorare il ladro, ma non è vero. Perché semplicemente vi ha detto mille volte Wesker di non uscire fuori che è pieno di cani. Per cui non è questione di esplorare o non esplorare il ladro, è questione che è meglio non andarci fuori e basta. Che casa accogliente. L'altro l'ho quasi esplorato, eh. Sia chiaro. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. Munizioni. Lockpick. Ah. You'd make better use of it. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Sì. Sono sicuro che ci ritroveremo qua. Guarda. Tanto qua adesso mi fanno subito la pelle. 8 colpi. Cazzo, volete che faccio con 8 colpi in metà di vita? Ma dai. Faccio ridere, ecco cosa faccio. C'è un qualcosa lì sopra.
questo allora. Mi sto cagando addosso, ragazzi. Poca vita, poche munizioni, che cazzo devo fare io? Vabbè. E che cazzo di già? Vabbè dai, ho capito che devo usare l'oggetto tattico, giusto? Fatto ricordo. Ehi là! Oggetto tattico! Oggetto tattico! Un cazzo. Ti venisse del bene. Gilla è mezza morta, ragazzi. È già mezza morta. Ah. Meglio questo qua, posso spingerlo. Lo posso tirare più che altro. Sì, ok. No, G, non hai capito un cazzo. Aspetta un attimo, va. Esamina, cambio bersaglio, oggetto tattico. No, non... Niente, non ci capiamoci. Niente, non puoi tirarlo, capito, dai. Vabbè. Sono mezzo morto e non ho più colpi. Ah, 2 minuti dall'inizio. Oro. Sai che non lo vuoi sapere, sai, Jill? Secondo me non lo vuoi sapere. Vediamo se troviamo Barry, magari. Comunque il comportamento di questi zombie è maledetto, eh. Veramente vi fregano in un modo assurdo. Cascano per terra, fanno le finte e... si avvinghiano. Vi venisse del bene, cazzo. Credo sia decisamente più difficile di... dello zero. E me ne sono accorto i primi 5 minuti, eh. Ok. Ma Barry dove cazzo è andato? Ah.
Mamma mia. Ma sapete che è spettacolare da vedere. Questo qua sono delle munizioni, bene. Ok. Infame? Tanto lo so che ti rialzi, bastardo maledetto. Magari adesso, vero? Mentre sono accucciato, minchia petti. Perché lo so che è così. È così che funziona Resident Evil. No. Apparentemente no, per ora. Perfetto. Mica tanto, eh. Dover ricorrere già agli oggetti curativi dopo uno zombie e mezzo. Però passiamoci sopra e vediamo come va. C'è uno zombie qua, lo vedo nel riflesso dello specchio. Cazzo, che tocco di classe, oh. Vedere lo zombie riflesso lì. E questo qua? Si alza. Boh. Speriamo bene. E qua già cominciamo ad avere 7 miliardi di porte nello stesso posto. Si può spingere? No. Qua cominciano gli enigmi, eh. E questi qua per me sono enigmi nuovi. Sti cazzi. Non so perché, ma ho il terribile dubbio che non è il caso di prenderla al momento. A meno che, vediamo, non riusciamo a fare un qualcosa, no? Quello lì parte e viene verso di me. Qua viene questo qua con lo scudo che mi blocca la via. Eh no, cazzo, c'è poco da fare qua, non... Questa chiave non sa da fare, almeno non ora. Niente, torniamo indietro allora. Bene che non vogliamo morire in malo modo. La morte non è che l'inizio. Boh. Chissà cosa vorrà dire. Dai, alzati, merda. No. Molto sospetto. Freccia dorata. Vabbè. Ok.
Vabbè. Che musica inquietante. Porca vacca. Questo Resident Evil fa paura, eh. Ehi là. E poi sti zombie sono velocissimi, eh. Porca caccia la pupazza. Cazzo, se siete veloci. Lì c'è uno zaffiro da prendere. Ah, perfetto. Vabbè, dai ragazzi, più o meno sto ingranando le marce, eh. Più o meno ho detto, non ho detto che sono bravo a giocare, però dai. Se non altro non sono morto. Ho due pugnali. Ho un po' di colpi. Ho anche un med e dell'erba verde. Vita piena. Sti cazzi, eh. Ma cosa fai? Fregagli le cose dalla mano. Non puoi. Ah, ho capito, 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 capito. No, stai ferma, cazzo. Spingila, che la buttiamo di sotto, va bene? Un altro po', forse? Ok. Giù, 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 giù. Ottimo. Adesso rimane solo da chiedersi. Allora, intanto questo qua è chiuso, sì, perché ha l'emblema della spada. Niente, andiamo di qua allora. Che bene o male dovrebbe essere l'altro principale. E dopodiché andiamo giù in sala da pranzo. E quasi quasi salverei, dato che non sono morto. Facciamo il giro in largo. È proprio inquietante questa ambientazione, mamma mia. Mi metto i brividi. Se già questo qua mi fa paura, figuriamoci i due. Sarà un trauma, ragazzi. Un trauma. Bene ragazzi, qui si conclude la nostra prima parte di Resident Evil. E devo dire che mi sta piacendo davvero molto, ma questo già lo sapevo. Solo che non pensavo fosse così difficile. Perché effettivamente il gameplay è un po' alterato rispetto allo Zero che ho giocato in precedenza. Lo Zero era più facile, i nemici erano più lenti. Qua invece sono più veloci, vi azzannano proprio, ve ne dovete liberare con appunto gli oggetti istantanei, no, da difesa, diciamo, tipo il pugnale. E si rialzano, servono più colpi, cioè cazzo, un casino cazzo. Vabbè, ok, niente, io vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto il video e l'iscrizione se è la prima volta che venite nel mio canale e grazie e alla prossima. Anzi no, salviamo e dopo vi saluto. Usare il nastro inchiostratore. Vabbè. Jill 01. Sala da pranzo della villa. Ok. Niente ragazzi, grazie e alla prossima.